Buongiorno a tutti e ben ritrovati a tutti. Logicamente in questa settimana viviamo un giorno particolare eh? viviamo una notte particolare, quella del Natale. E allora eh, davvero voglio augurarvi un buon Natale, ma augurarvelo con le parole della Bibbia. E in questi giorni qualcuno mi ha detto, sorridendo, ma è qualcuno che viene sovente in chiesa e mi dice, ma sentiamo tante volte ripetere gli stessi brani, e eh, come mai? Ecco, il racconto della nascita di Cristo, se voi prendete il Vangelo quello di, di Matteo, di Luca, eh, non è un racconto lungo, sono poche pagine, eh, sono davvero poche paginette, ma dobbiamo sempre pensare che in queste poche righe, in queste poche parole è condensato davvero un avvenimento grande che è durato anni, anni, eh? mesi perlomeno, dal momento in cui Maria concepisce Gesù, al momento in cui lo partorisce, e poi gli anni successivi, l'infanzia di Gesù, con tutte le fatiche che vive, la fuga in Egitto, il ritorno nella sua terra. Tutto questo concentrato in poche parole, la liturgia usa quello che ha, eh? usa queste povere ma ricchissime parole una parola che ci racconta qualcosa di meraviglioso. Sapete, in questo momento, al di là delle polemiche, si può dire o non si può dire buon Natale a tutti, ci scambiamo gli auguri, magari qualche regalino, ma al di là del regalo ci scambiamo un sorriso, ci scambiamo, se si può, un abbraccio con chi è più intimo, no? ma al di là di questo ci scambiamo tante volte gli auguri di buon Natale. Se ci rendessimo conto di cosa c'è dentro questa parola che noi pronunciamo, davvero lo diremmo con un altro gusto, con un altro cuore, con tanta più gioia sul volto e con una convinzione diversa. Augurare Buon Natale non vuol dire solo che quel giorno lì sia per te un giorno bello, per carità, è una cosa santa eh? che quel giorno, il 25 dicembre, sia per te e per la tua famiglia un giorno bello. Ma vuol dire molto di più per noi cristiani, vuol dire davvero quel giorno, vivilo con un grande stupore nel cuore, perché in quel giorno, il 25, noi celebriamo il Natale di Gesù, e quel giorno lì, quella notte, quel giorno, in quel giorno davvero Dio ha realizzato una delle sue meraviglie più belle. Eh? Dopo la creazione, l'incarnazione del suo figlio, che poi... Completerà lo suo opera, lo vedremo tra un po' di mesi, nella Pasqua, eh, nella donna della sua vita sulla croce e nella risurrezione, centro del Vangelo, centro della sua vita. Eh. Ma al di là di questo, questo è l'attimo in cui Dio sceglie di spezzare il cielo, eh, di dividere il cielo, di entrare nella storia ed entra davvero creando molta, molta meraviglia nell'umanità. Non so se avete visto il film Nativity, già uscito parecchi anni fa, ma credo per me è sempre un capolavoro, eh, che rappresenta la nascita di Gesù con molta delicatezza e con molta profondità. C'è una scena che mi colpisce particolarmente in quel film, ed è quando i, i magi arrivano davanti a Gesù, e si vede sul loro volto, dipinto sul loro volto, e si ascolta le loro parole, lo stupore, lo stupore di tre uomini, che non riescono a credere a ciò che stanno vedendo, che non riescono a contenere dentro quella gioia. Sapete quando provi una cosa che ti dà così tanta gioia da non riuscire a contenerla e diventi raggiante e non te, ti rendi conto che sei così, ma diventi raggiante. Eh? Davvero, augurare Buon Natale vuol dire questo: vuol dire io sono raggiante, voglio essere raggiante di questa nascita, al di là di tutte le corse di questi giorni. E al di là delle migliaia di cose che noi sacerdoti per primi dobbiamo e vogliamo fare, eh? guai se non c'è un tempo per il cuore, un tempo in cui ti fermi e auguri anche a te stesso buon Natale e stai davanti a Gesù con quello stupore che è dipinto sul volto di quei, quegli uomini, certamente di quei pastori, di quegli uomini che per primi arrivano alla stalla dove Gesù è nato, a quella mangiatoia. E si trovano davanti a una scena meravigliosa, qualcosa di molto semplice, di molto umile. Ma certamente in quella stalla c'era la pace. Non dimentichiamolo mai, eh, il racconto del Natale è questo, gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. L'amore di Dio raggiunge l'umanità e dona pace. Allora in questo tempo non facciamo finta di avere pace, mettiamoci pace. Mettiamo pace nel nostro cuore, lasciamo che lo stupore e la pace del Natale entri in noi, anche se magari sei una persona che non va mai in chiesa, magari sei una persona che non si ferma mai, oggi fermati. Fermati un attimo, fermati un attimo a riflettere, a pensare, a lasciare che la pace entri nel tuo cuore, a vivere lo stupore. Sapete, credo che questa sia la cosa più più bella della vita, la meraviglia più grande, provare stupore, guai a noi se non proviamo più stupore, oggi viviamo un attimo difficile della storia, e il rischio è di vivere di rabbia, di risentimenti, di un qualcosa che non va e non avere più nel nostro cuore spazio per lo stupore, no, oggi è giorno di stupore, oggi è giorno di meraviglia, il Natale è davvero giorno di meraviglia, se andate a leggere le, Punto, poche pagine nei Vangeli che parlano della nascita di Cristo in un modo particolare, nel Vangelo di Matteo e di Luca, in un modo eh, diciamo poetico, eh, ma molto di più: non è solo una poesia, eh. nel Vangelo di Giovanni, quando più che dire come è nato Gesù, Giovanni racconta qual è il risultato, l'effetto di quella nascita ed è una meraviglia. Eh. La vita, la vita che nasce non solo quella di Gesù che nasce nel mondo, ma la mia, la vostra vita che rinasce. Allora in questo giorno davvero posiamo tutto quello che ci fa male, o portiamolo qui, davanti a Gesù, davanti a questa grotta, davanti a questa stalla, mettiamolo lì e lasciamo che lo stupore e la pace riempiano le nostre anime. Siano le due parole che raggiungono ognuno di voi in questi giorni, stupore e pace stupore di fronte a Gesù che viene e pace che Gesù lascia ai nostri cuori. È un qualcosa di speciale che vogliamo davvero vivere dentro di noi. Allora quando augurate a qualcuno buon Natale, non fatelo con fretta, non fatelo senza guardare negli occhi come per dire buon Natale, cioè ti ho fatto gli auguri, boh, finisce lì. A, a te li ho già fatti, no, fatelo con il cuore. È il regalo più grande che potete fare. Augurare a una persona, qualsiasi persona, forse anche la persona che ti ha fatto più male in questo anno, se gli auguri il buon Natale, augurali questo. E quando noi auguriamo agli altri questo, tutta questa pace, questo amore, te lo ritrovi dentro. Non c'è dono che non ti ripaghi. Non c'è cosa che regali che non ti ripaghi. E sapete, quando i pastori vanno da Gesù o i magi, vanno da Lui, gli portano i loro doni. I loro doni sono una piccola offerta per quella famiglia che aveva bisogno di qualcosa per vivere perché era profuga, sola. Eh? Ma ciò che ricevono in cambio è davvero centuplicato, è eh? mille volte di più la pace, la gioia che ricevono. Allora in questo giorno sappiate regalare. Un augurio agli altri fatto con il cuore e fatto con profondità perché ciò che augurate agli altri ritorni a voi moltiplicato, centuplicato. E vi chiedo, lo chiedo per me questo, proprio il tempo di fermarci un attimo, di gustare queste pagine del Natale raccontate nel Vangelo, di gustarle e di viverle con stupore. E concludo con questo: se le leggete cento volte, ma le leggete con gli occhi del cuore. Per cento volte vi diranno cose diverse. Eh? Non c'è pagina del Vangelo che non parli in modo nuovo ogni volta che la rileggi, la preghi, la mediti, la pensi. Abbiate il coraggio davvero di stare un po' in silenzio e di gustare queste pagine. Poi chiudetele, chiudete la Bibbia e aprite il cuore. E gustate nel cuore quella pace che Dio vi regala. E se non ce l'avete, invocatela. Perché Gesù è venuto a portare pace è venuto a darci gioia, a darci stupore, e questa, la grande sfida di oggi, di fronte a un mondo che ci fa credere che siamo in crisi totale, Dio viene, Dio viene, e sta in mezzo a noi, sta accanto a noi, accanto a questo mondo così, così, così com'è, a questo mondo di oggi così povero, come sempre, eh? come il mondo di allora, di duemila anni fa, come il mondo di cent'anni fa, il mondo di oggi è povero, a tante sofferenze, rileggevo i giornali in questi giorni, è impressionante, soprattutto mi sono soffermato sul Messico, su questa massa innumerevole di persone, profughi, venduti, davvero siamo in un mondo, eh, ve l'ho detto tante volte, ma davvero che a me fa male, ma come si può arrivare a un punto del genere e non avere un briccio d'amore da dare a tutti gli uomini, le donne, i bambini della terra? La possibilità di una vita dignitosa quando questo sarebbe davvero possibile, Gesù è venuto a dirci questo: inizia tu. Eh, io sono venuto per portare pace, armonia e fraternità vera. Adesso ci sei tu. Vivere bene il Natale vuol dire gustare questa meraviglia per essere capaci di re realizzarla nel nostro piccolo, in questa nostra umanità. Allora davvero vi auguro di vivere un buon Natale, un santo Natale. Accogliete Gesù e Gesù riempia il cuore di uno di voi di una pace infinita. Grazie per l'ascolto, buon Natale a tutti.